Torna la maglia rossonera per Carispezia Hockey Sarzana in questa serata, quarto turno del campionato di A1. Sarzana Follonica con uno score di un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Sarzana due vittorie contro Valdagno e Trissino. Poi Dolce, la parata di Gaetta due volte. E c'è il gol di Davide Borsi. Borsi perde la pallina, Marco Pagnini, e il gol del Follonica dell'1-1, errore gravissimo di Borsi che lancia Pagnini all'1-1 al 7-0-5 nel corso del primo tempo, quando Squeo si vede parata la sua conclusione da Squeo, ma Luca Sterpini fa 2-1. Il blocco di Borsi, poi Squeo, palo di Squeo. Borsi, su di lui Polverini, e regala l'ultima occasione al Follonica, e infatti c'è il gol del Follonica con Franco Polverini al 24-37. Ancora Polverini, e il gol di Marco Pagnini, gol sbagliati, gol subito al 14-35, per la prima volta Follonica va in vantaggio. Poi Polverini, tiro di Polverini, il gol del Follonica. Devo dire che non porto affatto bene, sfortunato Francesco. Poi Polverini, e fa un numerone Polverini, 5-2, niente da fare, è andata amici, 18-20. Questa gara correttissima, solo 6 falli di Sarzana, 8 Follonia, mentre c'è rigore per l'intervento di Sterpini. È il gol di Marco Pagnini che sancisce la vittoria del Follonica, se mai ce ne fosse ancora bisogno. Esaltato Polverini, non segna Vargas, finisce la partita, Sarzana 2 Follonica 6, vittoria meritatissima dei maremmani. A tra poco per l'intervista. Mister Alessandro Cuppisti, una partita strana con voi due volte in vantaggio, poi bloccato il punteggio fino a metà, oltre metà della ripresa, poi cosa è successo? Siamo andati sotto e abbiamo provato ad andare a recuperare, non ce l'abbiamo fatta, di conseguenza ci hanno fatto il gol di rimessa, basta. Più merito del Follonica o forse qualche limite della sua squadra? Ma i meriti del Follonica vanno dati, è un po' di merito nostro perché non abbiamo più giocato come sapevamo, tutto lì. Ecco, una questione soltanto di questa partita, perché in questo inizio di stagione la sua squadra è stata sicuramente tra le migliori, ha dato veramente tanto tenendo testa allo stesso Forte dei Marmi, può essere soltanto un incidente di percorso e può essere una medicina per far venire la voglia di andare a strappare la vittoria a Saint-Omer? Allora, non è un incidente di percorso, bisogna essere reali e vedere cosa c'è nel campionato. Il Follonica è una squadra che punta al quarto posto, questa è la realtà, è una squadra che sta molto bene e sa giocare molto bene a hockey. Noi sappiamo che abbiamo alcuni limiti che stiamo migliorando. Quella di sabato sono un'altra partita, Saint-Omer è un'altra cosa, la Coppa, non è campionato. Noi andiamo laggiù per passare il turno, quello è certo. Grazie mille.